Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in un nuovo episodio delle amichevoli più difficili di Inazuma Eleven Go Galaxy. Nell'episodio di oggi altre due squadre verranno affrontate dal sottoscritto e perderanno? Spero di sì, perché se non perdono non si va avanti. Comunque, prima squadra di oggi, figli della notte. Sono molto contento di affrontare una squadra molto difficile. In effetti i figli della notte non sono tanto difficili qui tanto quanto su Inazuma Eleven Go Chronostone. Però, livello 99, questo sarà il penultimo episodio delle amichevoli di Inazuma Eleven Go Galaxy. Poi, dicembre, non lo so, ma ad anno nuovo sicuramente farò il Let's Replay di Supernova. Perché replay, tra virgolette? Perché non l'ho mai finito in live. C'era gente in chat che mi diceva: dai Andronic, vai avanti, gioca. Sto giocando, non vedi che sto leggendo la storia? Fa parte del giocare, leggere la storia! A volte mancavano i dialoghi e non so per quale ragione. A volte non andava avanti, quindi ho deciso di cancellarlo e riportarlo poi da capo. Quando ci sarebbe stata una patch più completa, tipo quella che sta... Quando ci sarà una patch più completa? Vediamo la squadra. Wolfram, Vulpin, perché lui è un volpino. E ha un attacco davvero forte. Anch'io ce l'ho in squadra, ma forse il mio è più forte. Forse no. Dove stiamo? Poi Flexion, questa Flexa. Sì, la donna. Flexa. Walker, quindi lui è il Texas Ranger. Dracul, Mihawk, Trope. Trope, le cipolle di Tropea, giusto. Fus, questo fa le fusa. Waters, a questa qui piace bere. Acqua. In Water, questo è un hotel. Error, cane. Ok, Walker abbiamo già visto. Cantrop, belli Cantrop, Scizor, questo è un Pokémon. Oman, questo è un uomo. Fog, nebbia. Selene, le patate selene. E Steak, bistecca. Bene, siamo pronti a combattere allora. Ma quanto sono divertente, ragazzi. Io dovrei fare il comico. Il comico mancato proprio. Dunque, grande Trina che... Trina corre se vuole. Ok, 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 ok. Grande, guarda, lo sapevo che l'attivavano loro. Per questo non l'ho fatto. Gandares, che ti posso fare a te, Gandares? Beh, ovviamente evochiamo flagello. Anche se non è Gandares il giocatore, ma è il re di Phalam. E il re di Phalam, che belle orecchie che c'ha. Punta, bellissimo lui. Evochiamo un Ranserot, il cavaliere mistico. E ora Rost Angel. Che poi Lost Angel ce l'ho potenziato perché non mi ricordo se gli ho messo lo spirito più forte, ma non mi pare, però consuma di più. Sfera di porpora. Boh, vabbè. Ok, let's go! Bentornati! No, dunque, quella è un'altra persona. Allora, sì, mo fanno sti passaggi scrausi. Ti rubo palla comunque perché sei un pezzettino. Gandares, te l'ho passata male, Gandares, scusami. Però è buona comunque, Gandares! Vai che l'hai presa! Ascia del boia! Bello, mamma mia, quanto è bello! Peccato che non sia altrettanto forte e consuma comunque 90 punti di spirito guerriero. Dai, a costa spera po'. Senti, facciamo a capirci. No. No. Comunque. Andiamo avanti, 2-0. Insomma, è un po' una fregatura sta partita. A chi evochi? Argentia. Argentia. Eoria dov'è? Dunque, no, li lascio fare. Non faranno qualcosa di... Luce oscura. Guardalo. Predictato proprio. Ho fatto bene a non farlo. Luce oscura. No, devo fare attacco. Sono un coglione. In poche parole, luce oscura vi fa... Sì, infatti lo sapevo che vinceva. Luce oscura ci fa rallentare, ma dura poco e non ho mai visto veramente la differenza. Se devo proprio essere sincero, eh. A principe!
Ah, lontanissimo. Impulso orbitale. Comunque, ragazzi, la patch, non so se ve l'ho detto, ma sto usando quella del Geniv a questo punto, perché il team di Saru si è unito a quello del Geniv, quindi buono così. Vabbè, che la parava stavolta lo sapevo, me l'ero preparata, quindi ero pronto al fatto che l'avrebbe parata, perché ovviamente senza spirito ho dovuto un attimino, ho fatto per causa di forza maggiore un tiro più debole. Chi evochi? Ah, Tachione? Più veloce del... Sì, in effetti Tachione sono delle particelle che si muovono a velocità maggiori a quelle della luce. Però, boh, è un po' strano. In poche parole, il Tachione va indietro nel tempo. È molto bella come cosa, va indietro nel tempo. Se si riuscisse a imbrigliare l'energia del Tachione, potremmo probabilmente viaggiare nel tempo. Allora, c'è il difensore. Difensore? È un difensore quello? Non mi fido. Ah sì, è difensore. Ma la palla stava già davanti. Mamma mia. La palla stava già davanti. Tiro indebolito addirittura. Di poco. Ma così poco me lo indebolisce? Ok, Koro Koro. Rivista per giapponesi. Ma gli esperti para. Beh sì. Ma guarda, tra parata spirito e parata armatura è uguale. Una mezza pippa mi sa sto portiere, eh. Oh, Trina! Mamma mia, Trina! Oi! Zack! E beh, colpo Kabuki che è quella più forte, dai. Yo! Pemmete! 2002! Parata, non volevo vederla. Oi! No! Oh! Dai. Ah, che schifo. Quanti se ne è smarcati. Li ha scartati e se li ha mangiati. Ok, ora. Ora voglio proprio fare l'ultimo gol del primo tempo. Andiamo con il Zack che fa. Sosha. Maestro! Eccolo qua. E tiro. Andiamo con armonia atomica. Che schifo! Ma pensavo tipo un 2003, 2400. No, 1800, vabbè. Alzo le mani! Lo sapete sempre, il primo tempo lo commento molto più del secondo, quindi se sul secondo accade qualcosa di rilevante, metto solo i gol o falli incredibili. Se no, niente, taglio direttamente perché, vabbè, ragazzi, la partita si svolge nel primo tempo per me. Se faccio vedere di più il primo, no? Oh! 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 Oi! Oi! Allora, attenzione. Devo premere. No, sì! Grande. Oh mio Dio, sì, grande. Vai, Pyktor, vai. Segna con un afflato bianco. Vai, 5000 di potenza. Oltre 5000, 5007. Portier, che fai? Mani esperte, evoluzione 3Y. Qualcos'altro? Cioè mettere un'altra lettera vicina. Alfa, Omega, Gamma, Beta, Teta, Delta. Qualcos'altro? P. Che fai, principe di Falam? Colpo critico, che dolore, ma gli ha rotto lo sterno. E si è messa, così, si è impuntata, cru. Con la spallata gli ha rotto lo sterno, poverino. Quanto siete bravi e forti. Oh, eccolo, Bictor davanti al portiere. Il portiere quanto ha di... Ah, parate, il PT sta massimo. Afflato bianco? Guarda, sono cattivo, drago draconiano. Voglio vedere che combina. Ok, E3X lui. Ah, buono, abbastanza per parare, per fare gol. Sì, sì, mani esperte. Mamma mia, ragazzi, attenzione! C'è il tiro con la zona micidiale finale di Juleb e del suo trio di amici. I combina guai. Va. Quanto corre, buonetto stai. Oh, allora, stavolta
la zona micidiale finale, livello 5, però non è il livello Omega. Ecco perché era un po' più debole rispetto... Mamma mia. Niente, non... Attenzione ragazzi, potrebbe essere l'ultima. Hanno cambiato portiere, Juleb da solo davanti alla porta. La zona micidiale finale. Quanto fai? Non voglio sapere. 1100, no, 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 la parata. È finita, è finita. 5-0, Juleb, 3 tiri in porta. L'avete fatto un gol, Juleb. Quindi io sarei anche in grado di farle a rango S. Niente oggetti, mamma mia. Ora capisco perché la gente gioca ad emulatore. No, gioca perché non hai soldi per comprare il gioco. Io amo lo Zoom Eleven, però non ci voglio spendere i soldi. La prossima partita contro i distruttori. Va bene. Abbiamo ovviamente Fiori, Gentian, Aster, Dandy, Dandelion, Viola, che è un maschio però. Vabbè. Orchid. Lei non è Camomilla o Chamomile, come lo leggi quel nome? Viol, quel primo. Magnol o Magnolia. Tulip, Tulip no. Argir e portiere Lotus. E... Ma come Stern? Ma Stern è forte! Questo è un personaggio molto forte ragazzi, eh? Attenzione, perché sta in panchina? E Flora. Va bene, andiamo. Ok, iniziamo noi, allora. Bictor, portati subito in attacco. Tu che sei forte e capace. Va bene, lo fanno loro. Lo faccio anch'io, allora. Viverna. Tulip! Ma giudice grande inquisitore. Cos? Ah, Tulip! Te pozza, pia... Un giudice con la martellata su in testa, apretti il cervelletto quando fai ste cose. Levati! Ma quello perché... Era tanto difficile modellare una chitarra in 3D? No, level 5, che poi non è level 5 che fai modelli 3D comunque. Chiedo, eh. Perché il design è comunque di level 5 nonostante non facciano loro i modelli. No, evoco Phalam. Ranserotto. Chi è? Ah, boia. Complimenti. Bel design. Ok, davanti a portiere siamo da soli. Il portiere non ha nulla per difendersi. Il drago draconiano è 3 volte meglio della viverna bianca. Dell'uragano bianco, scusatemi. Dell'uragano bianco. Perché? Perché c'è drago nel nome. E il dragoniano che lo rafforza. Amico. Amico. Che facciamo? Però non ho mai visto... A parte che non ho mai visto l'anime né di Chrono Stones né di Galaxy. Però mi piacerebbe vedere i film. Contro i distruttori. C'è un film. Che dovrebbe essere... in Azume Eleven per Dumble Senki W. LBX sarebbe Dumble Senki. Ok, bravo. Non farmi evocare lo spirito del portiere. È il martello del deserto. Pengete in testa. Ok, mandiamola su. La palla più sta sopra meglio è. Attenzione. Si evoca Sosha Maestro. Zodiaco. Zodiaco è molto più forte di Sosha. Ma maestro è a livello 1 per caso, non ci ho fatto caso. Anche portiere va. Mamma mia! Dai, avevo premuto! Attacco! Attenzione, è diventata una rockstar tutto d'un tratto lei. Dai! Mi ammalia col suo odore pestilenziale. Ed esplode in 1000 fuochi d'artificio. Come la potenza di 1000 soli di Escanor. Che bruciano tutto. Ah, non ho nulla. Allora, c'è spazio per un'azione. Dragnova. Lui chi evoca? Il messaggero divino, sì. E di acqua quando arriva. Re, sei da solo. È tutta tua la porta.
Wow, stordimento più livello 3, che cagata. Comunque, guarda, non voglio vedere. Però non volevo vedere. Grande! Piccoletta Trina, grande. Ah, poteva arrivare al principe e fare al re. Cacchio, mi sbaglio sempre tra principe e re. È un re, non c'è la regina, c'è solo il re. È lui il re. Roleia la principessa. O meglio, la regina. Però il padre c'è. Quindi fa da sé che se il padre ancora esiste, è re e lei è principessa. In teoria sarebbe morto. Però qua nella partita c'è. Quindi esiste. Quindi c'è. Ti lasci superare, Tulip maledetta? Ti regalo dei tulipani. Te li vado a prendere io a piedi in Olanda. Va bene. Ci vado a piedi. Se mi lasci passare. Guarda, faccio giurin giurello, guarda. Però devi lasciarmi passare, se no non vale. Vabbè, no, stavolta l'hai fatto apposta, dai. Vabbè, ma te li vado a prendere, domani vado e te li prendo. Torno giusto in tempo per diamante lucente e per la splendente, dai. Va bene, questa l'abbiamo già vista. Buono, questo è gol. No, merda. Ok, volevo fare la vicina rompere. Non potevo lasciare perché per sbaglio ho premuto sulla porta. Dico, aspetta. Questo è gol, dai. Yes. Oi. Dai, presa. Destra. Ambrabaci cicocò. Lo spirito ti mette KO. Zodiaco, principe del piano astrale. Sapete, no, quando i giapponesi urlano il nome della tecnica, quindi no, con quella voce stridula. E faccio lo stesso. Eccellento Bresto! Petto eccellente in realtà sarebbe. Buono, come quello di pollo, buono. Ah, allora anche voi fate rinvii scrausi come me. Allora ditelo. Zippy, no, chi è? Aitor, vabbè, io mi sbaglio. Mi sembrava Zippy da dietro. Chi si ricorda che giocatori ho messo? Vabbè, allora... sei inutile. Mamma mia! Arculus, che cosa combini? Supernova! Vai! Come dicono i giapponesi, supernova! Quanto fai con supernova? Banshee, dai! Essendo che il totem fa cagare, quindi sì. Però parata. Nah. Finita, meglio così, è finita, sono contento così. Color corrector qua, non esiste comunque sulla mia faccia, va bene. Ci sta, guanti distruttori. Non sono i più forti, ma mi pare che non siano i più forti. No, perché non mi ricordo quali ho assegnato, ma non mi sembrano i più forti. Hai ottenuto piume brillanti. Boh. Ad ogni modo il video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, bye bye!